Benvenuti a tutti. Oggi è martedì 21 dicembre 2021. Come ti senti oggi? Quali sono i tuoi segni oggi? Di seguito i segni dell'oroscopo di Paolo Fox. Ariete. Cari Ariete, secondo il guru delle stelle quella di oggi per voi sarà una giornata positiva grazie a Venere che non è più opposta. A partire già da questa sera vi sentirete molto meglio, sarete più positivi ed energici. Approfittatene per dimostrare il vostro affetto nei confronti della persona a voi cara. Oggi sei attento e ricettivo, cosa che ti permetterà di rilevare un buffo segnale. Ti è difficile capire da dove proviene il tuo buon umore, ma accetti questo segnale per quello che è, vale a dire come una buona notizia. Tuttavia, nonostante tu sia pronto ad accogliere un evento speciale nella tua vita, dovrai ancora aspettare un giorno o due. Dovete prendervi più cura di voi stessi in questa giornata. Siete troppo indietro con le ore di sonno e non riuscite più a carburare come vorreste. Non è stato un periodo positivo dal lato economico, forse perché ancora non avete avuto lo stipendio o la paghetta, quindi non è tempo per pensare a grandi spese, soprattutto se rischiose o se riguardano progetti che si protraggono nel tempo. Consiglio numero 1, fidatevi solo di voi stesse. Tenete per voi sensazioni o percezioni strane, gli altri potrebbero non capire. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, attività, 6, finanze, 7, benessere, 5. Toro. Cari Toro, attraverserete una fase un po' moscia che vi sorprenderà nel pomeriggio, quando sarete più stanchi, cercate di non farvi prendere dal nervosismo, controllate bene le parole ed evitate ulteriori discussioni. Soprattutto con il partner. Non hai bisogno di eccessi per dimostrare il tuo affetto a quella persona speciale. Puoi anche cercare di occultare la tua attrazione e nascondere le tue emozioni. Tuttavia, se vuoi evitare qualsiasi ambiguità, e soprattutto riuscire ad ottenere quello che desideri, è importante rivelare quello che porti nel cuore. Più chiederete informazioni dettagliate e particolareggiate più aumenterete la stima verso di voi. La vostra popolarità nel lavoro oppure nella vostra vita sociale sta crescendo a vista d'occhio insieme all'energia positiva che emanate intorno a voi. Il lavoro procederà in modo scorrevole, e con gli amici trascorrerete ore gratificanti. Momenti dolcissimi in amore per le nate a fine segno. La vita quotidiana va bene, le cose sentimentali ancora meglio. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 8, finanze, 6, benessere, 6. Gemelli. Cari Gemelli, quella di oggi per voi sarà una giornata positiva, soprattutto in amore, favorite le riappacificazioni e i chiarimenti se di recente vi eravate azzuffati con qualcuno, evitate di issare muri se volete bene a qualcuno, il muso non vi porterà lontano. Nonostante ti trovi in un periodo importante della tua vita, non vuoi comunque che gli altri ti dicano cosa devi fare. Mettendo delle barriere, però, rischi di urtare la sensibilità di una persona cara. La sua reazione potrebbe sembrare esagerata, e darti l'impressione che si tratta di qualcosa di grave. Se corri un piccolo rischio, sarai ricompensato positivamente. Le vostre idee ultimamente peccano di banalità e se fate un lavoro creativo appunto, potrebbe costituire un grosso problema, al quale dovete immediatamente rimediare. Coloro che disturbano la vostra quiete, vanno senz'altro allontanati in un modo o nell'altro, poiché il vostro lavoro è importante e non va sminuito in nessun modo. Elle amicizia, come elle amore a volte può finire e bisogna farsene una ragione. Forse siete troppo presi da altro in questa giornata e la concentrazione vi porta talmente in altra direzione che il vostro partner non potrà fare a meno di accorgersene. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 7, finanze, 5, benessere, 6. Cancro. Cari Cancro, la giornata di oggi, per voi sarà piacevole. Arriva una buona occasione e un'ottima idea che porterà cambiamenti nella vostra vita, riuscirete ad avere la soluzione ideale al vostro problema, siate più ottimisti, a breve inizierà una fase ancora più bella per cui non perdete il vostro entusiasmo. Anche se oggi sei di umore piuttosto riservato, non potrai fare a meno di sprizzare ottimismo da tutti i pori. Non si tratta soltanto di mettere in pratica delle buone idee.
è piuttosto la capacità che ha in questo momento di analizzare il quadro generale di una certa situazione e di ricomporre i pezzi del puzzle per procedere verso il compimento. Potete dare libero sfogo alle vostre ambizioni e potete mirare molto in alto. Denaro in vista per le nati nella terza decade. Chi sta aspettando delle risposte in amore sarà accontentato, o almeno riceverà segnali incoraggianti nella direzione desiderata. A qualcuno può sembrare che il giorno cominci male, ma sapete come trasformarlo in qualcosa di buono. L'amore è con voi oggi e potete sistemare tutto con una buona dose di sorrisi e di buon umore. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5. Attività, 5. Finanze, 7. Benessere, 7. Leone. Cari Leone, sarà una giornata un po' agitata e nervosa, siete un po' sottotono in questo periodo, potreste avvertite una certa pressione dovuta a nuove realtà che state vivendo, lo stress vi allontana anche dall'amore, eppure dovreste ritagliare un po' di spazio per il vostro partner. Sei diventato abilissimo a trovare il modo di far incastrare un po' di tempo libero alla tua agenda fitta di impegni. Ma oggi potrebbe essere particolarmente difficile. Fortunatamente, alcune circostanze esterne potrebbero scombussolare le tue priorità, concedendoti un attimo di evasione. Chiedetevi se siete invaghiti o soltanto intimoriti da una persona che vi turba ogni volta che la vedete, in modo da poter controllare le vostre emozioni quando dovrete ancora incontrarla. Se qualcuno non è in grado di dirvi cosa desidera o quale posizione assumere, non perdete il vostro tempo a cercare di decifrare i suoi messaggi. Non sarete particolarmente brillanti, per cui potreste non ottenere buoni risultati con le vostre sole forze. Ci sarà qualche intoppo che pregiudicherà la buona riuscita dei vostri piani. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7. Attività, 5. Finanze, 6. Benessere, 5. Vergine. Cari Vergine, avete qualche problema finanziario ancora da risolvere, siete in attesa di risposte che tardano ad arrivare e questo vi rende molto suscettibili. Rischiate di litigare con il partner inutilmente. Una cosa è essere sicuri di sé, un'altra è essere ciechi e disconnessi dalla realtà. Se cerchi costantemente di dimostrare che hai ragione, la cosa potrebbe rivoltarsi contro di te. Se sei a due passi dalla vendetta, ricordati che non c'è alcun bisogno di umiliare nessuno per raggiungere la cima. Accorciatevi le maniche e iniziate a lavorare sodo per i vostri scopi. Avete sicuramente dei progetti per il vostro lavoro o per la vita privata, quindi perché non provate a realizzarli? È tempo di svegliarsi ed è tempo di credere in se stessi e sulle proprie capacità. Non avrete problemi di relazione, perché le cose verranno naturalmente, senza che neppure le chiediate e il partner sarà più accondiscendente del solito. In questa giornata sarete pieni di energia e di voglia di fare, quindi potreste approfittarne per proporre ai vostri amici o al vostro partner una piccola gita o qualcosa di divertente da fare insieme. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 9. Finanze, 7. Benessere, 7. Bilancia. Cari Bilancia, per voi sarà una giornata positiva e potrete dedicarvi a maggiore relax e divertimento, non pensate più ai problemi avuti in passato, provate a godervi il momento, anche se non potete concedervi molto, né viaggi o gite fuori porta, trovate quello di cui avete bisogno tra le braccia dei cari che potete abbracciare. L'amore non subisce grossi scossoni in questo periodo. Se oggi sei chiamato in causa per svolgere il ruolo del mediatore, non rifiutarti con la scusa di sentirti inutile. Al contrario, impegnati a fare quello che sai fare meglio, ascoltare. Puoi accontentarti di essere presente, attento e di dire onestamente agli altri quello che pensi. Questa attitudine farà la differenza e non sarà dimenticata tanto facilmente. Qualche nube si addensa sul versante finanziario, nulla di realmente allarmante, ma sarà bene considerare l'opportunità di tagliare alcune spese superflue. Specialmente in questa giornata cercate di resistere alla tentazione di sperperare in cose futili i vostri averi, perché potrebbero prospettarsi tempi molto duri se avvierete un affare sbagliato. Ci sono delle situazioni che dovete assolutamente analizzare nel profondo, analizzando anche i vostri sentimenti e le vostre sensazioni.
Non avvilite il partner con il vostro pessimismo. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5. Attività, 5. Finanze, 6. Benessere, 6. Scorpione. Cari Scorpione, per voi sarà una giornata piacevole, i pianeti sono dalla vostra parte e fanno crescere la passione, approfittatene per organizzare qualcosa di bello per la persona che amate, anche per farvi perdonare di alcune dimenticanze del passato. Anche se i tuoi sentimenti sembrano materializzarsi da un momento all'altro, hai difficoltà a trasformarli in azione concreta. Il tuo umore è piuttosto altalenante, pensi tutto il contrario di tutto. Anche se c'è qualcuno che ti mette fretta per fare una scelta, al momento non è proprio necessario. Aspettare fino a domani ti permetterà di prendere la decisione migliore. Cercate di tenere ferme le vostre posizioni e di far valere la vostra volontà, ma sempre in modo cortese e mai scontroso. Un obiettivo importante potrebbe essere a portata di mano e potreste lasciarvelo sfuggire se non agirete di intuito, di impatto. Un folle istinto vi spingerà ad osare con una persona che vi fa perdere irrimediabilmente la testa e sarete molto fortunati. La miglior cosa che potete fare oggi è essere attivi, fisicamente, mentalmente, sentimentalmente. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5. Attività, 6. Finanze, 6. Benessere, 5. Sagittario. Cari Sagittario, le stelle parlano di cambiamenti in corso, soprattutto in campo professionale. Non potete tirarvi indietro proprio adesso, non abbiate timore, arrivano successi. Potrebbe anche trattarsi di un cambio città o qualcosa di diverso rispetto al passato. L'amore anche procede bene, non avete pianeti opposti. Stai realizzando che è tempo di sfruttare tutto quello che hai già costruito, anche se nella fretta vorresti saltare una o due tappe. Oggi non hai le idee molto chiare, meglio togliere il piede dall'acceleratore. Prorogare la scadenza ti darà giusto il tempo sufficiente per prendere in considerazione un'opzione ancora possibile. Soprattutto se avete un lavoro che vi dà molte soddisfazioni, mollare in questo frangente sarebbe quasi una mossa da stupidi, quindi fareste meglio a recuperare le ultime forze, dandovi da fare almeno. Questa giornata finalmente si rivelerà tranquilla e potrete fare un po' il punto della situazione al lavoro o dedicare qualche ora in più alla cura di voi stessi. L'amore sarà la cosa più importante per voi in questo giorno. Vi esce da tutti i pori. Sarà un giorno molto felice. Non c'è nessun motivo di fare le cose di fretta, specialmente in amore. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8. Attività, 8. Finanze, 6. Benessere, 8. Capricorno. Cari Capricorno, secondo il guru delle stelle quella di oggi sarà una giornata positiva, vi sentite forti e tranquilli, anche se non tutto quello che vedete è di vostro gradimento. Potreste recuperare terreno anche in amore, riavvicinandovi a qualcuno chiarendo quello che avevate lasciato in sospeso, ma dovrete farlo senza paura di parlare. Ultimamente hai speso molte energie, e in questo momento senti il bisogno di cambiare qualcosa nella tua vita. Mantenere dei limiti chiaramente definiti dovrebbe aiutarti, ma forse avresti bisogno di un po' di tempo per ricaricare le batterie. In questa giornata sarà meglio iniziare a fare qualche calcolo poiché sarebbe una mossa saggia anticipare alcune spese per l'autunno che incombe e che porterà qualche novità dal punto di vista finanziario. Fare il punto della vostra situazione finanziaria potrebbe non essere la cosa migliore in questa giornata, poiché sono ancora molte le operazioni da fare e potreste avere un quadro non proficuo e falsato. Staccare la spina per un po' dai vostri problemi familiari, potrebbe essere una buona idea in questo momento. In questa giornata, un po' della vostra voglia di possedere e prevaricare verrà fuori soprattutto con il partner o con un amico. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7. Attività, 9. Finanze, 9. Benessere, 7. Acquario. Cari Acquario, sarà una giornata sottotono, la stanchezza inizia a farsi sentire, cercate di essere vigili soprattutto in amore, prima di parlare riflettete bene. Potresti sentirti un po' in agitazione. Dopotutto, è difficile rimanere concentrati sul lavoro con l'energia quasi palpabile che ti circonda.
Anche se stanno accadendo molte cose nella tua vita, l'unica cosa che può privarti della tua energia è il tuo approccio emotivo. È molto importante per te evitare i drammi inutili e sfoggiare al massimo le tue doti di diplomazia. Novità luminose in amore. Deciso miglioramento in amore. Una giornata molto interessante per le questioni di carattere economico o professionale, se avete delle idee vincenti riuscirete a farle valere. Non avreste mai creduto di poter essere idonei, ma il nuovo lavoro si sta dimostrando sempre più adatto alle vostre abilità e alla vostra intelligenza. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7. Attività, 6. Finanze, 7. Benessere, 5. Pesci. Cari pesci, quella di oggi sarà una giornata positiva in amore, cercate di dare maggiore spazio ai sentimenti, ne avete bisogno. Le stelle vi danno grande sfascino e questa potrebbe essere la vostra occasione. Sei contento di possedere le informazioni giuste, ma non dimenticare che alla fine contano solo quelle che sono utili. Il carico di pensieri che hai nella testa è come un ronzio fastidioso, a tal punto da non saper più che cosa fare con tutto quello che sai. Non vorresti trascurare ciò che hai appreso, ma non sai come usarlo. Abbi pazienza, il tempo penserà a cancellare il superfluo. Se state facendo una dieta, finalmente cominciate a notare che i vestiti vi si adattano in un modo ampio. Solo perché le vostre fantasie non hanno riscontro pratico nella realtà, non vuol dire che la vostra vita sia meno bella ed entusiasmante delle altre. Continuando su questa strada avrete delle buone possibilità che il vostro percorso sentimentale vada sempre meglio e si evolva al più presto. Oggi il vostro partner vi potrebbe sorprendere con un regalo inaspettato. Cercate di evitare di pensare che debba farsi perdonare qualcosa, forse è solo un modo nuovo per dirvi che vi ama. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 7. Finanze, 5. Benessere, 6. Grazie per aver guardato i miei video, ci vediamo nei prossimi video.